Bene amici, questo è un video un po' particolare perché sì, ha come protagonista un MacBook che potrebbe essere un normalissimo MacBook con sopra solo e soltanto OS X o eventualmente Windows, ma in questo caso vi presento come gira con le opportune modifiche che ho effettuato per correggere alcuni problemini che c'erano nel primo momento dell'installazione. Ubuntu Studio su questo Mac e devo dire che sono davvero, davvero soddisfatto. Intanto vi faccio vedere subito l'avvio che ho impostato in modo che si avviasse soltanto Linux oppure con un'altra modalità che dopo vi farò vedere si può buttare anche su macOS. Avvio che non è forse lampo lampo come su OS X, però comunque insomma veloce. Qui vedete mi si è anche già accesa la tastiera che posso correggere un minuto dopo. Un attimo che metto la password. Ok, l'SSD molto veloce Macintosh, insomma la Samsung contribuisce a velocizzare il sistema. Tanto possiamo anche spegnere la tastiera che siamo in vista. Comunque, vi faccio vedere che la luminosità della tastiera funziona senza nessun tipo di problema con tanto di grafica del XFCE4 Power Manager. La luminosità dello schermo, anche quella funziona senza nessun tipo di problema con anche commutazione automatica, anche se io non l'ho disattivata, tra connessione di alimentatore e non. Infatti, se anche io vado a collegarvi l'alimentazione, come vedete, nel mio caso non ci sono grandi differenze. Vabbè, mi va in carica, però vabbè, insomma, non cambia nulla. L'unico problemino è che ogni tanto va in palla il sistema di riconoscimento del cavo, ma comunque non è un problema gravissimo, insomma, si può fare anche a meno. Cosa funziona dal punto di vista connettività? Allora, il Bluetooth funziona senza nessun tipo di problema. Possiamo anche fare una ricerca, adesso vi faccio vedere, anche se non troverà niente. Vediamo un po' come cavolo si fa. Non l'ho mai usato. Cerca, vediamo un po'. Probabilmente non troverà nulla. Insomma, ok, che siamo nelle vicinanze, ma non ho nessun telefono altro con il Bluetooth attivo. Infatti, comunque, il Bluetooth funziona e posso disattivarlo senza nessun problema per far appunto risparmiare energia. Il wifi funziona e la scheda devo dire che è sensibile più o meno come su OS X. Il gestore batteria, come vi dicevo prima, adesso mi dice in carica perché si è leggermente sballato il riconoscimento del cavo, però insomma non dà grossi problemi. Ecco, infatti vedete che è già corretto, mi dice il sistema alimentato a batteria, tempo restante 7 ore e 32 minuti circa. Vabbè. Possiamo togliere questa notifica. Ora, eccetera, tutto quanto funziona senza problemi. Questo Ubuntu Studio personalizzato. La risoluzione del monitor che sto utilizzando, ve lo faccio vedere nel gestore delle impostazioni, perché uno dice, ok, è piccolino, perché sì, sto utilizzando il monitor alla risoluzione nativa di 2560x1600. L'unica accortezza che ho fatto è stata quella nel personalizzare l'aspetto come dimensione del carattere. Ho inserito come grandezza del DPI 150, perché insomma non volevo diventare cieco cieco. Mentre per l'icona del desktop basta andare in scrivania e anche qui possiamo allargare senza problema la dimensione dell'icona. Io l'ho messa a 70 perché comunque sì, grandine, normali. Qua tra l'altro non mi piace neanche che il cestino stia sotto la home. Comunque facciamo così. Vi faccio vedere anche che le gesto del mouse funzionano tutte quante. Il clic destro con il doppio tap. Aspettate che lo metto qua sotto così vedete bene. Il clic destro con il doppio tap. Il clic normale con un tap, anche con un tap normale. Oppure il clic fisico premendo insomma il touchpad. Senza esattamente come su OS X. Anche lo scroll del mouse funziona senza problemi. Andiamo su un sito, sul mio YouTube, così non faccio vedere niente di strano. Poi vi faccio vedere che anche l'audio non ha grossi problemi.
Vediamo se trovo qualche cosa che possa non dare problemi di copyright. Perfetto. I demonstrated measuring the battery cutoff voltage in various electronic products. I think I did like 10 different products and Come sentite, l'audio funziona benissimo con anche tutti i tasti rapidi relativi all'audio, al play delle canzoni e tutto quanto. Non c'è nessun tipo di problema. L'accelerazione viene utilizzata quella hardware della scheda video e infatti come batteria non si consuma neanche tanto. Non so se avete notato prima la percentuale che era sempre al 74, al 73 e giù di lì. Comunque non è, è rimasta praticamente invariata. Quindi insomma non abbiamo un consumo esagerato di risorse. Cos'altro far vedere? Dunque, la rete funziona, questo funziona, cosa molto importante, funziona anche lo standby, perché se io chiudo il Mac, ecco che il PC va in standby, si spegne completamente e nel momento della riapertura, adesso non mi chiederà mai di sbloccarlo perché ho impostato che se lo riapro dopo 2 minuti, il screensaver non mi blocca lo schermo, però comunque. C'è questa funzione, adesso non è che posso chiuderlo e riaprirlo dopo 10 minuti perché ho fatto questa impostazione. Vi assicuro che funziona anche il lock screen, andando qua nelle impostazioni dello screensaver, tutto quanto nativo di Ubuntu Studio, ho appunto scritto annulli lo schermo, blocca lo schermo, poi ci ho messo altre impostazioni avanzate. Per risolvere questa cosa, sto utilizzando driver proprietari? Sì, perché sto utilizzando driver proprietari per la scheda Wi-Fi, che è appunto la Broadcom, e un firmware per CPU Intel che boh, non so esattamente che cosa sia, però se c'era, siccome non veniva riconosciuto il dispositivo, ho preferito abilitarlo. Il mouse e trackpad l'ho impostato così, però secondo me il puntatore è comunque un po' troppo lento per come sono i miei gusti. Sarà che lo schermo però è molto grande perché comunque deve gestire uno schermo praticamente a 3K, insomma, anzi no, non praticamente, proprio a 3K, mentre come sapete su Mac la risoluzione vi viene un pochino affossata anche se utilizzate tutti i pixel. Insomma, non potete sfruttare tutta la superficie dello schermo come si deve, come lo potreste fare qua. E questa è una cosa che secondo me è molto molto buona. Un'altra cosa che ho fatto, vabbè, oltre che a personalizzare le dock, eccetera, allargare questa dock qua sotto, avevo dei grossi problemi inizialmente, non adesso, dal punto di vista del consumo batteria. Allora, cosa ho voluto fare? Come prima cosa, installato TLP, che adesso vi mostro come ho configurato, questo qui. Andiamo un attimo la password. Ho installato TLP per gestire il risparmio energetico e ho impostato come parametri rispetto a quelli non standard un power save nel caso di batteria e non on demand per consumare meno. Ho dato una frequenza massima alla CPU di 2,1 GHz in modo da non utilizzare il turbo boost, anche se è già disattivato di per sé, come si può vedere qui, perché ho visto che comunque non rispettava perfettamente, cioè questa i5 andava comunque in turbo boost a 3,10 invece che stare a 2,6. In ogni caso, stando a 2,1, il Mac, io ve lo posso garantire, è praticamente freddo rispetto a OS X, cioè lo toccate e sentite che è gelato. Non mi sembra neanche vero. Cioè, tante volte, voi lo sapete, se guardate per esempio un video su YouTube, con OS X avete perlomeno su questo Mac, avete il palmo destro che si scalda e qua sopra dove c'è la ventola della CPU che vi diventa rovente. Qua è leggermente tiepido con un utilizzo normale da navigazione, scrittura, eccetera. E anche la batteria, guardate un po', è ancora al 74, ne ringrazia di tutto ciò. Le altre opzioni le ho lasciate base. L'unica cosa che ho corretto sempre su TLP è stata, come consigliavano in tanti, il risparmio energia sulla porta SATA per l'SSD, che l'ho messo sempre in min performance, min power, e nel caso adesso lo troverò pure. Dunque, vediamo un attimo. L'avevo trovato. Ho inserito sempre un risparmio energia perenne nel eSATA dell'SSD. Comunque, qua in giro c'è la riga.
dove in batteria è normalmente così, mentre mentre connesso alla corrente no. Però, ben consigliato, come ho letto online, inserire, ecco, vedete, il PCI Express. Qui non so perché ho lasciato performance, volevo mettere power save. Beh, vabbè. È ben consigliato mettere in power save perché risparmia batteria e la durata dell'SSD in teoria migliora. Adesso comunque lo modifico subito. Power save, ecco qua. Diamo un bel salva e dopo al riavvio, come sapete, prenderà i nuovi parametri. Cos'altro mostrarvi? Il sistema è fluido, non si blocca, funziona bene. Sono relativamente soddisfatto. Cos'è che non funziona? O meglio, cos'è che non funziona bene? Non funziona la webcam perché non ci sono proprio i driver fisicamente. I driver per la webcam Broadcom non sono ancora stati sviluppati, insomma il kernel non è compatibile, quindi non possiamo farci niente. Tutto il resto, compreso Thunderbolt, dicono, non ho potuto provare perché non ho niente con la Thunderbolt, che sia funzionante. L'uscita HDMI funziona senza nessun tipo di problema. USB 3.0. Perfetta la massima velocità, card reader, uscita ingressi audio, doppio microfono interno, anche quello funziona senza problemi, come vedete tutto riconosciuto, addirittura adesso sto parlando e sentite che comunque vedete dalla barra che il microfono interno risponde a quello che faccio. Oh vabbè, ho aggiunto questo piccolo tool che è dunque il plugin indicatore, non mi ricordo esattamente come si chiama. Come si chiama? Per misurare il traffico della CPU e eventualmente cambiare i governors. Adesso vediamo se vi trovo il nome. LM Sensor, eccolo qua. Ho dovuto installarlo perché così appunto beccavo e posso cambiare in qualunque momento il governo. Anche se comunque TLP lo fa in automatico. Nel caso della corrente io l'ho messo in performance perché comunque non ci interessa che insomma, il nostro Mac risparmi energia. E in ogni caso, anche per lavori pesanti, Ubuntu Studio offre gran strumenti, secondo me, comunque per l'audio. Io che utilizzo l'audio, ho installato Audacity, DJ Console, Calf come plugin, ci sono comunque tante cose interessanti. KDE Live che funziona benissimo, FFmpeg che fa l'encoder utilizzando tutti i quattro core con le dovute opzioni senza nessun problema. Facendo scaldare il Mac naturalmente come un fornellino, però insomma quello è di contorno e insomma obbligato per un programma di encodering. Niente, cos'altro dire? Sono molto soddisfatto perché comunque dal mio punto di vista, come la penso io, OS X è un bel sistema per utilizzo di base, non dà grandissimi problemi, a parte nel momento in cui l'ho dovuto partizionare, che adesso comunque vi mostro come si fa. Ho avuto diverse rogne, però sì, insomma, gira bene per programmi professionali, può funzionare, ma quando si arriva a programmare, la mia esperienza è stata semplicemente tragica. Vi faccio vedere, come faccio una volta installato Ubuntu Studio, la cui operazione è quasi del tutto automatica, a buttare, OS X. Adesso quindi riavvio il computer. E se riavvio il computer normalmente, nel momento in cui finisce il riavvio, premo Alt, come per ogni Mac, in ogni Mac compare il solito menu di boot. E qui posso avviare OS X semplicemente dando un invio, qua inserisco la password, come sempre. Ecco qua. Come vedete il boot di OS X è comunque leggermente più veloce, anche se comunque vedete che qui si mette a... Dicevo, posso buttare OS X, se lo chiudo nel momento di OS X va in sospensione con OS X, comunque quindi dopo riprende sempre da OS X. Cosa dovete fare per installarlo? Allora, la prima cosa è munirsi di una pen drive dove installare con un boot in classico Ubuntu Studio. Quello lo potete fare anche direttamente dal Mac stesso, scaricate la ISO a 64 bit base di Ubuntu Studio 15.04 e funziona, insomma, funziona anche su Mac. Poi, quello che vi consiglio io è una cosa abbastanza fondamentale, è di partizionare l'hard disk assolutamente utilizzando i tool del Mac. Quindi, andando nel Launchpad, cartella Altro, Utility Disco, selezionate il vostro SSD,
che è questo qui, da qui voi avrete naturalmente solo ed esclusivamente una partizione unica con scritto OSX o il nome che sia. La ridimensionate cliccandoci sopra, qui naturalmente non me lo fa fare, posso ok eliminare questo comunque eccetera. Qui sotto, se cliccate su un più, permette di creare una nuova partizione. Datevi un file system FAT, exFAT, lasciate lavorare il Mac, riavviate, controllate che la partizione sia effettivamente attiva e dopodiché potete pensare di far partire Ubuntu Studio da live. Come far partire Ubuntu Studio da live? Colleghiamo la nostra pendrive classica, adesso ve lo posso anche far vedere perché comunque non è che mi si danneggia il sistema o altro. Riavviate il Mac, riavvia. Tenendo sempre premuto Alt nel momento del riavvio, mi compare il menu del bootloader. E qui dobbiamo scegliere come opzione di boot EFI. A questo punto, boot in Secure Mode, selezioniamo la riga di provarlo senza installarlo, che è la prima. Sarà molto piccolo il carattere perché comunque lo state provando in live e non ci sono tutte quelle impostazioni che io ho aggiunto. Adesso comunque vi mostro come fare. Ci mette un attimo. Un attimo di più a caricare. Insomma. Ok. Allora, voi potete far partire subito senza tanti problemi il setup direttamente con il file che c'è sul desktop, però avete un piccolo problema: non vi viene riconosciuta la scheda wireless perché mancano i driver internet. Quindi il mio consiglio è o installate e poi scaricate i driver, però come sapete è una cosa sconsigliatissima, oppure vi fate prestare da un amico, comunque la comprate in Cina 4-5 euro, una scheda LAN USB, oppure seconda opzione. Trovate in casa, e quelli sicuramente l'avete, una scheda wireless USB di questo tipo che possa permettervi di connettervi utilizzando i driver che già Linux ha. Quindi io per esempio posso collegare questa scheda wireless e probabilmente me la becca già, esatto. E qui scegliete con che rete connettervi per poter scaricare i driver della scheda LAN, della scheda Wi-Fi integrata nel sistema, perché altrimenti non riuscite a eseguire le operazioni successive. Dopodiché ve lo mostro su quest'altro PC perché ho bisogno di farvelo vedere. Andate tra le guide ufficiali per il MacBook Pro da Ubuntu, e una volta finito il setup completo di installazione di base senza nessun problema, cioè seguendo avanti, decidendo a voi le cartelle, vi consiglio di fare un partizionamento manuale con una partizione di root e una partizione di swap. Se volete la partizione di home separata, se avete spazio SSD grande, non nel mio caso. E poi è molto importante che seguite questa procedura qua, il punto 1.1 dell'Help Community MacBook Pro 11.1, cioè di installare questo EFI Boot Manager, farlo partire e controllare che la sequenza di boot sia effettivamente questa qui, altrimenti in avvio automatico scusate, Ubuntu Studio non vi partirà, vi partirà soltanto Mac OS X, però non avete nessun altro modo di far partire Ubuntu. Ci sono comunque altre soluzioni per poter bootare in modo principale OS X, ma nel mio caso non le ho voluto approfondire perché non mi interessavano. Comunque adesso andiamo a riavviare il sistema. Vi posso assicurare anche che si è scaldato non poco il Mac utilizzandolo in live. Cioè, si è scaldato un pochino perché comunque non ha tutte queste personalizzazioni. E che altro dire? Il PC secondo me è molto valido. Insomma, è solido. Anche per un utilizzo con questo tipo di sistema, secondo me è ottimo, anche per via della gran autonomia e tutto quanto. Alcuni problemini, ecco, una cosa molto bella che mantiene in memoria sia la luminosità della tastiera che la luminosità
dello schermo che avete impostato voi, quindi non dovete preoccuparvi da questo punto di vista. Non vi ho parlato però del sensore di luminosità, dove io ho effettivamente caricato il modulo del kernel e il sensore della luminosità viene effettivamente riconosciuto. Questo cavo, ok. Il sensore della luminosità viene effettivamente riconosciuto, però ha un problema fondamentale: non sono riuscito a installare il software per poterlo controllare, quindi per potergli dire a questo certo momento, questo tipo di luminosità, va a modificare la luminosità dello schermo in questo modo o in quest'altro. Probabilmente l'ho compilato male io, o comunque non ho seguito bene qualche guida. Secondo me ci si può guardare su perché non è un, insomma, è una cosa risolvibile. Fatto sta che comunque il sensore di luminosità può funzionare anche qui. Niente, questo è tutto, questo è il video, questo è il PC, vi faccio vedere la batteria. Come ultima cosa, che siamo ancora al 70%, pur avendo giocato in live, eccetera, quindi comunque, come vedete, non è che c'è un grandissimo consumo di batteria. Io non ho fatto dei grand test, però non vi assicuro di arrivare alle 8-9 ore che si fanno con OS X, che ho sempre fatto anche io. Se navigate, se scrivete, a volte anche 9 e mezzo, dipende. Io che tengo sempre l'unità bassa e le arrivo. Però con un consumo del genere io ci ho fatto tranquillamente un 6 ore e avevo ancora un po' di batteria. Quindi comunque, secondo me, con questo tipo di ottimizzazioni, magari facendo le altre prove, stando un po' attenti come sempre alle schede di Chrome, usare browser leggeri, magari preferite Firefox, chiudete un po' di cose, non lasciate tanta roba in RAM, perché poi la RAM è vuotissima in Ubuntu Studio, ve lo faccio vedere, che rispetto a OS X è praticamente un paradiso, monitor di sistema, infatti vedete c'è appena avviato 344 MB di RAM occupata. Tutti voi sapete che OS X appena avviato occupa 3 giga di RAM, quindi insomma anche quello facilita molto le cose. E basta, insomma, questo è veramente tutto. Se siete interessati a fare questa prova io ve lo consiglio. Io poi alla fine, in realtà la mia scelta è stata quella di comprare un MacBook proprio per installarci Ubuntu, perché comunque sapete che è una macchina abbastanza prestazionale, con un buono schermo, insomma dal punto di vista hardware. Lasciando stare la mela dietro, non ha tutti questi problemi. È vero che magari un IBM, un Lenovo, eccetera, con qualche costo in più, con qualche euro in più, si poteva arrivare a prestazioni simili senza avere la mela dietro. Però, insomma, nel mio caso ho voluto fare questa esperienza appunto perché mi interessava provare anche OS X. E nel caso voi non siate soddisfatti e volete avere un sistema molto più aperto, eccetera, non prendete solo in considerazione un altro sistema chiuso come Windows, ma Ubuntu Studio gira veramente, veramente bene su questo notebook. Detto questo, il video è durato veramente, veramente tanto, è molto lungo, chiudiamo il nostro Mac, buttiamolo in sospensione e arrivederci al prossimo video.